andiamo a Pisa a visitare il cimitero monumentale. Il cimitero della cattedrale, iniziato nel 1277 da Giovanni di Simone, è l'ultimo degli edifici monumentali in Piazza dei Miracoli. Si chiama Camposanto perché qui sarebbe stata portata la Terra Santa dalla Palestina, dalle navi pisane di ritorno dalla Seconda Crociata. L'ampia struttura a pianta rettangolare nacque per creare uno spazio adeguato a raccogliere i sarcofagi romani intorno alla cattedrale, utilizzati come sepoltura dalle più importanti famiglie cittadine. Si può pertanto definirlo come il Pantheon dell'elite pisana. L'esterno è in marmo bianco, con 43 archi ciechi e due porte d'ingresso. L'accesso principale è quello ad oriente. Nei corridoi si trovano numerosi sarcofagi romani di grande pregio, utilizzati per le sepolture delle persone importanti. Sembra di entrare in una galleria di arte antica e medievale. Ogni sarcofago o tomba reca una data e una firma.